Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi mostreremo come prepariamo in casa il latte condensato. Prima di descrivere la ricetta vogliamo fare alcune osservazioni. Il latte che andremo ad utilizzare in questa ricetta è latte fresco, quindi il prodotto finale andrà conservato in frigorifero. Inoltre lo zucchero a velo che utilizziamo non è fatto in casa, ma è quello confezionato. Quest'ultimo infatti ci permette di addensare perfettamente il latte. Un'altra segnalazione riguarda proprio la consistenza del latte condensato. Quando andremo a spegnere, sembra di aver ottenuto una crema più fluida rispetto al latte condensato confezionato. Non preoccupatevi perché bisogna solo aspettare che la crema si raffreddi. Detto questo, elenchiamo quelli che sono gli ingredienti. Serviranno essenzialmente 200 ml di latte fresco intero, 170 g di zucchero a velo, 25 g di burro e un pizzico di vanillina. In una pentola trasferiamo tutti gli ingredienti. Mettiamo la pentola sul fuoco e portiamo ad ebollizione, girando continuamente con un cucchiaio di legno. Non appena il composto giunge a bollore, abbassiamo la fiamma. In realtà noi l'abbiamo trasferito sul fornellino più piccolo e faremo cuocere per 10, massimo 12 minuti. Sono trascorsi 10 minuti da quando il composto è giunto a bollore, abbiamo appena spento. Questa è la consistenza che abbiamo ottenuto, ovviamente quella diciamo definitiva la si ottiene nel momento in cui il composto è ben freddo. In fase di cottura bisogna girare continuamente il composto proprio per evitare che si attacchi. Un altro consiglio è quello di non prolungare eccessivamente i tempi di cottura, infatti 10 massimo 12 minuti, perché poi prolungando si rischia di ottenere un blocco di zucchero. Ora non ci resta che trasferire il latte condensato in un barattolo di vetro che possiamo chiudere ermeticamente e conservarlo in frigorifero. Prima di salutarvi, volevamo segnalarvi come con le quantità che abbiamo impiegato abbiamo ottenuto 210 g di prodotto finito. Ebbene amici, con questo breve video Margi vi saluta e vi aspetta sul sito www.passionericettedimargi.com, sulla pagina Facebook Ricette di Cucina. Alla prossima! Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi proponiamo una gustosa torta fredda senza cottura. Prepareremo una torta gelato Bounty. Per preparare la torta gelato utilizzerò 300 ml di panna per dolci, 170 ml di latte condensato, 100 g di farina di cocco e una bustina di vanillina. Trasferisco in una ciotola capiente la panna e la bustina di vanillina. Inizio a montare la panna. Aggiungo lentamente il latte condensato. Concludo con la farina di cocco. Trasferisco il gelato nello stampo per plum cake che ho rivestito precedentemente con carta forno. Lo stampo che sto utilizzando misura 20 x 6 cm.
Come potete notare, ho lasciato la carta forno fuori perché questa mi aiuterà nel togliere più facilmente la torta dallo stampo. Ed ora metto in freezer per almeno 4-5 ore. Per coprire la parte superiore e i laterali, preparerò una salsa al cioccolato utilizzando 200 ml di panna per dolci e 160 g di cioccolato fondente. Per coprire la base invece utilizzerò circa 100 g di cioccolato al latte. Vi ricordo comunque che riportiamo la quantità precisa degli ingredienti che utilizziamo nell'info box sotto. Riprendo la torta dal freezer e copro la base con il cioccolato tiepido. Metto in freezer per alcuni minuti per far sì che il cioccolato si solidifichi completamente. Intanto preparo la salsa al cioccolato. Anche questa salsa dovrà essere tiepida prima di distribuirla sul gelato. Verso in un pentolino la panna. Aggiungo il cioccolato. Metto sul fuoco e a fiamma molto bassa aspetto che il cioccolato si sciolga. Quando il cioccolato si è ben solidificato, sposto la torta gelato su una gratella con un vassoio sotto. Questo mi permetterà di raccogliere la salsa che andrò a distribuire. Quindi tolgo. Ho la base ben solida e questo è stato il motivo per il quale ho utilizzato il cioccolato al latte anziché la salsa come base. Ed ora non mi resta che distribuire la salsa al cioccolato tiepida. Tengo a precisare come la copertura realizzata con la salsa al cioccolato resterà tendenzialmente morbida, a differenza invece della base che abbiamo un cioccolato che si è solidificato. Ebbene amici, se questa ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciare un like, un commento e ad iscrivervi al nostro canale. Come sempre, vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle nostre ultime novità è sufficiente effettuare l'iscrizione al canale e cliccare la campanellina che trovate in basso a destra. In questo modo riceverete una notifica ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video. Vi aspettiamo numerosi!
Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi proponiamo un dolce tipicamente estivo da gustare in qualsiasi momento della giornata. Prepareremo il gelato biscotto al cioccolato bigusto. Per la base utilizzerò 200 g di farina 00, 100 g di zucchero a velo, 15 g di cacao amaro, un uovo intero ed un tuorlo, 100 g di burro e 6 g di lievito per dolci. Trasferisco in una ciotola lo zucchero e il burro morbido ed inizio a lavorare questi primi due ingredienti. Unisco l'uovo intero e il tuorlo. In un'altra ciotola trasferisco i restanti ingredienti secchi, farina, cacao, lievito per dolci. Ed ora incorporo il composto che ho preparato prima. Lavoro fino ad ottenere un panetto ben liscio. Ho ottenuto un panetto molto liscio e leggermente appiccicoso, lo trasferisco in un sacchetto per alimenti e lo metto in frigorifero per almeno 2 ore. Trascorso il tempo di riposo, riprendo il panetto, lo posiziono tra due fogli di carta forno e lo stendo realizzando una sfoglia sottile e della stessa grandezza della leccarda che userò per cuocere i biscotti. Come potete vedere, ho tagliato la carta forno della stessa grandezza della leccarda che userò per cuocere i biscotti. Questa misura 30x40. Faccio questo perché dovrò trasferire tutto il foglio sulla leccarda e cuocerli direttamente, quindi non posso spostare i biscotti in quanto l'impasto è particolarmente morbido. Volendo possiamo anche dividere il panetto e stenderlo un po' alla volta.
Dopo aver steso al massimo l'impasto, ritaglio i bordi perché dobbiamo ottenere un rettangolo ben preciso e rimetto in frigorifero per almeno 15 minuti. Dopo questo ulteriore breve riposo, riprendo la sfoglia e realizzo le forme. Il rettangolo che ho ottenuto misura 22x35, quindi ricaverò dei piccoli rettangoli di 11x5. Ed ora posiziono sulla leccarda ed inforno in forno caldo a 180 gradi per circa 12 minuti. Appena sfornati, passo nuovamente il coltello per ridefinire le forme dei biscotti e lascio raffreddare completamente. Quando i biscotti sono ben freddi, preparo il gelato. Utilizzerò 350 ml di panna per dolci, 170 ml di latte condensato e una bustina di vanillina. Inizio a montare la panna aromatizzandola con la vanillina. Aggiungo gradualmente il latte condensato. Prima di montare completamente la panna, divido il gelato in due parti. Realizzerò il doppio gusto. Copro con pellicola trasparente e metto in frigorifero per 15 minuti. Nell'altra metà aggiungo 20 g di cacao amaro. Anche in questo caso copro con pellicola trasparente e metto in frigorifero per 15 minuti.
Ho posizionato su un vassoio metà dei biscotti che ho preparato e ho trasferito i gelati in due sacchi à poche. Adesso assemblo il tutto. Ora posiziono i biscotti sopra e metterò il tutto in freezer per almeno 4-5 ore. Poi passerò con il coltello per rifilare bene i bordi. Ebbene amici, se questa ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciare un like, un commento e ad iscrivervi al nostro canale. Come sempre vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle nostre ultime novità è sufficiente effettuare l'iscrizione al canale e cliccare la campanellina che trovate in basso a destra. In questo modo riceverete una notifica ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video. Vi aspettiamo numerosi! Andiamo innanzitutto a lavorare due uova intere con un pizzico di sale. Aggiungiamo 80 g di zucchero semolato, 2 limoni di due limoni che siano però biologici, altrimenti evitate la buccia. Andiamo quindi a ricavare il succo dei due limoni. Dovreste aver ottenuto almeno 100 ml di succo di limone. Facciamo fondere a bagnomaria circa 20 g di burro. Il burro ci serve solo per dare lucidità alla crema. Quando il burro sarà fuso, andremo ad aggiungere il resto del composto e faremo cuocere per qualche minuto finché sarà denso. Non appena la crema si sarà addensata, la faremo raffreddare coprendola con un foglio di pellicola alimentare per evitare che si formi la pellicina. Montiamo 200 ml di panna per dolci già zuccherata. Aggiungiamo adesso 170 g di latte condensato. Rivestite ora lo stampo che volete utilizzare per dare la forma al vostro dolce
Io ho utilizzato uno stampo 30x12 e inseriamo adesso una parte del composto. Aggiungiamo quindi la nostra crema al limone, lasciandocene un po' per la decorazione. Completiamo con la restante panna. Mettiamo ora in freezer per qualche ora. Conservate la restante crema in una sacca à poche in frigorifero.